più o meno ci muoviamo in questo contesto. Il settore online legale in Italia è in crescita, ma cerchiamo di capire in che senso sta crescendo, che cosa vuol dire poi effettivamente crescita, e quindi lo guardiamo attraverso le grandezze caratteristiche e cerchiamo di capire qual è la differenza nell'analizzare i dati con i giochi cosiddetti retail, cioè non online. Quindi andiamo ad analizzare la variabile principale, che è la spesa, e caratteristica peculiare dei giochi online, essendo necessaria una registrazione da parte dell'utente che accede al circuito legale, una registrazione, possiamo andare a fare un minimo anche di profilazione, diciamo così, del giocatore e delle sue giocate. Chiuderemo poi con una sintesi sulla qualità del circuito legale, quindi come possiamo dare risposta alle domande che ci siamo posti in questa giornata. Allora, partiamo ad analizzare le grandezze rapidamente. La raccolta in generale, questo per qualsiasi gioco, la possiamo definire come l'insieme delle puntate che ciascun giocatore, e quindi la popolazione dei giocatori, effettua in un dato periodo. Quindi la puntata è ciò che metto in gioco nella speranza di ottenere chiaramente una vincita. La differenza nell'online è che questa raccolta viene generata, quindi la puntata nasce dalla presenza di un conto di gioco, quindi il giocatore viene registrato, apre un conto di gioco e da quel conto di gioco preleva le puntate che poi va ad effettuare. Quindi in buona sostanza il funzionamento, per semplificare, potrebbe essere simile appunto a una carta prepagata, la carichiamo in attesa poi di prevedere le spese che andremo a fare. Come evolve la raccolta? Analizziamo questa prima grandezza, che spessissimo è presa a riferimento, ma in realtà, come vedremo nel seguito, tende ad ingannare. Allora, abbiamo rappresentato con l'area rossa la fetta di raccolta effettuata nel canale non online, quindi tutto ciò che è raccolta fisica. La parte in blu in basso è il contributo alla raccolta complessiva che dà il canale online, quindi i giochi esclusivamente online, i giochi più classici erogati attraverso questo canale. Beh, dal grafico sembra abbastanza evidente che c'è una crescita e anche che il contributo dell'online diciamo è significativo nell'ambito di questa crescita. Però stiamo trascurando alcune variabili, ovvero la vincita. Allora, nel momento in cui io metto in gioco una posta, mi aspetto, come dicevamo, una vincita che talvolta in alcuni giochi è predeterminata, in altri è assolutamente indeterminata. Il circuito legale garantisce, attraverso una percentuale prefissata di payout, ovvero un rapporto tra quanto la massa di giocatori mette in gioco e quanto poi effettivamente vince, il gioco legale, dicevo, garantisce una soglia minima questo payout, obbligatoria per legge, e quindi chi accede al gioco legale sa in partenza quali sono le probabilità di vincita e soprattutto per ogni tipo di gioco quanto è questo valore, quindi questa aspettativa di vincita. La differenza che abbiamo dalla raccolta e le vincite effettuate è la spesa, che nel caso dei giochi online, come vedremo sulla prossima slide, è un valore molto importante e determinante, in quanto il payout del settore online è il più alto in assoluto di tutto il settore legale del gioco. Infine citiamo l'erario, che è quello che, diciamo, incamera lo Stato attraverso il circuito legale. Appunto, in questa tabella sono riepilogati i payout, diciamo, minimi previsti per legge nelle varie categorie di gioco. Nei giochi di abilità a distanza, ovvero quelli proprio esclusivamente erogati attraverso internet, parliamo di percentuali ben oltre il 90%, il range è il 90-97%, ma la percentuale reale è prossima al 95% come media complessiva. Andiamo quindi ad analizzare la spesa, cioè sottraiamo dalla somma di tutte le poste fatte dai giocatori nei vari giochi le vincite che vanno a riscuotere. Ecco, l'area rossa ancora una volta è la spesa complessiva, in cui in basso vediamo quasi piatta il contributo dell'online dal punto di vista della spesa. Ecco, se per la raccolta avevamo un trend crescente che veniva sostanzialmente
ricalcato, anzi c'era un contributo abbastanza evidente della parte online, se ragioniamo sulla spesa vediamo che questo effetto non si replica. Questo è dovuto sostanzialmente all'elevato payout, quindi consideriamo che il 95%, per una semplificazione, per una media, delle poste messe in gioco vengono restituite sotto forma di vincita alla popolazione dei giocatori, ci rendiamo conto che la spesa effettiva che residua nel sistema è esclusivamente il 5% di tutto ciò che viene immesso. Confrontiamo adesso rapidamente la raccolta e la spesa nei due settori, quindi nel settore del gioco online, gioco tipicamente online, e giochi distribuiti tramite internet, comunque diciamo non su rete fisica, e quello su rete fisica. Beh, vediamo che nell'evoluzione dal 2010 al 2016 la raccolta e la spesa nel settore online si distanziano in modo netto, cioè a fronte di una crescita dal punto di vista della raccolta abbastanza evidente, meno di una piccola flessione nel 2013-14, sostanzialmente la spesa resta schiacciata e non subisce lo stesso andamento. Effetto che si replica anche su tutto l'insieme dei giochi, ma ovviamente con qualche piccola differenza. Questo è proprio dovuto alla differenza di payout medio che c'è tra i due segmenti di mercato. Quindi, abbiamo detto, il payout è sicuramente una variabile determinante. I giocatori, come dicevo, vengono registrati e attraverso l'utilizzo dei conti di gioco è tracciato il flusso di denaro che entra nel sistema legale. Piccolo richiamo che poi andremo a vedere dopo: il giocatore al momento dell'iscrizione ha a disposizione degli strumenti di autolimitazione e quindi di autocontrollo, di autotutela, che stanno iniziando a prendere piede. Nel settore online, a meno di qualche differenza di percentuale, vi è inoltre una tassazione omogenea che viene da poco, è stata modificata e viene effettuata esclusivamente sulla spesa. E c'è una caratteristica che non è presente ovviamente nel settore fisico, e cioè la multicanalità. Per accedere all'offerta online si accede attraverso computer, smartphone, tablet, oramai qualsiasi dispositivo mobile, e soprattutto in diversi canali, siti piuttosto che app, ed è un settore che è in forte crescita, come vedremo più avanti. Quindi la variabile su cui ci andiamo a concentrare appunto è la variabile della spesa, questo proprio perché, visto l'elevato payout, la raccolta perde qualsiasi significato. Inoltre, a differenza del gioco non online, dove la raccolta dà ancora un'idea della dimensione del tempo passato al gioco, essendo le giocate tutte tracciate, perché tutte svolte attraverso sistemi informatici, non abbiamo bisogno nemmeno della raccolta per tener conto e traccia di quello che è il tempo che le persone, che i giocatori dedicano al gioco. Allora, come evolve il mercato legale? Definiamo nel mercato online quindi due macrofamiglie: i giochi che sono erogati esclusivamente in modalità online e i giochi che invece provengono dal mercato retail e vengono poi erogati anche attraverso il canale online. Allora, come era già evidente dal grafico precedente, vediamo che non è un mercato che ha vissuto negli ultimi 6 anni una crescita costante, e solamente negli ultimi 2 ha avuto in termini percentuali un incremento. In realtà poi il tasso di crescita a cui è arrivato nel 2016, analizzando altri tassi di crescita del mercato tipicamente internet, e-commerce e altri settori legati strettamente al settore internet, è del tutto in linea con il trend del mercato per quanto riguarda l'Italia. Soffermiamoci su un'evoluzione storica dal punto di vista delle introduzioni di ciò che è stato introdotto dal regolatore negli anni. Allora, tralasciando l'ante 2010 che è fuori dalla visibilità del grafico, dove ci sono state diverse introduzioni di giochi su rete fisica che venivano aperti anche al mercato online, dal luglio 2011 all'aprile 2014 c'è stata sostanzialmente un'evoluzione dell'offerta. Quindi vengono introdotti nuovi giochi, di anno in anno l'offerta si amplia. Beh, vediamo cosa succede sul grafico. Dal 2011 al 2014
sostanzialmente si può parlare di una stabilità del mercato. Quindi l'introduzione di nuovi prodotti non ha di fatto portato un'espansione del mercato. Espansione che invece notiamo nel 2015 e nel 2016. Evidentemente, e questo lo sappiamo grazie all'attività che poi viene svolta di contrasto all'illegale, buona parte di questo contributo è dato sia da un mercato che diciamo diventa più competitivo e quindi attrae più giocatori, ma essenzialmente dall'annessione dei cosiddetti siti .com, cioè siti che esercitano su internet senza avere l'autorizzazione dell'ente regolatore in Italia, quindi senza l'autorizzazione dell'agenzia. Questi siti si convertono al mercato legale, questo perché il mercato legale appunto diventa più competitivo modificando le regole di mercato, e sostanzialmente è più conveniente rimanere nel mercato legale che rischiare il mercato illegale. C'è un'attività molto intensa di chiusura di siti illegali che viene effettuata dall'agenzia. Sul grafico in alto, questo per agganciarmi a quello che diceva il dottor Rodano, c'è il tasso di penetrazione, come ho definito, del mercato online rispetto a tutto l'intero mercato, l'intero settore del gioco legale. È rimasto sostanzialmente sotto il 5%, supera il 5% esclusivamente nel 2016, quindi parliamo di un mercato che nell'intero settore non è assolutamente dominante, anzi rispetto alla media di altri paesi è al di sotto di quello che è il dato che riscontriamo. Ma quindi la domanda che mi sono posto è: allora, se l'offerta introdotta dal 2011 al 2014 non ha portato incrementi nel mercato, cosa ha prodotto? Sostanzialmente quello che si vede da questa tabella dei grafici riportati è che l'introduzione di nuovi giochi porta spostamento della spesa all'interno dello stesso settore, cioè di fatto la spesa grosso modo rimane stabile, si trasferisce tra le diverse tipologie di gioco. È interessante vedere come il poker, che all'inizio del periodo valeva quasi 400 milioni, scivola nella fine del periodo complessivamente tra le due modalità di erogazione a poco più di 120-130 milioni. L'altro punto di vista che andiamo ad affrontare per rispondere appunto alla domanda è il comportamento dei giocatori. Allora, una definizione che spesso si dà nel settore dei giocatori è legata alla una classificazione che si fa è legata al loro utilizzo dei conti di gioco. Quindi abbiamo definito il conto di gioco è sostanzialmente questa carta prepagata, questo conto corrente online su cui il giocatore deposita le somme che intende nel tempo poi destinare all'attività di gioco, e attraverso il monitoraggio di questi conti classifichiamo i giocatori in giocatori attivi, cioè che nel mese in cui facciamo la rilevazione hanno effettuato movimentazioni sul conto, quindi depositi piuttosto che giocate; inattivi, coloro che non hanno movimentato negli ultimi 5 mesi le somme; o dormienti, cioè coloro che sono da più di 6 mesi che non operano sul conto di gioco a loro intestato. Preciso che non è assolutamente vincolante, non c'è obiettività tra il giocatore e il conto di gioco, cioè ogni giocatore può avere più di un conto di gioco, ma dati che abbiamo portano una media complessiva di 1,2 conti di gioco a giocatore, quindi sostanzialmente il giocatore non tende ad avere tantissimi conti di gioco, a parte qualche caso un po' patologico, diciamo così. Quindi abbiamo messo a raffronto 3 anni, 2014, 15 e 16, e come i giocatori si sono comportati in questi 3 anni. Sostanzialmente il numero di giocatori è cresciuto, quindi quello a cui facevo riferimento prima, cioè il mercato ha avuto sì una sua espansione, anche se buona parte, essendo legata alla conversione di siti illegali al circuito legale, sostanzialmente è un travaso di giocatori che avevano un conto di gioco registrato presso un sito offshore che, diventando legale, sostanzialmente diventa un conto di gioco conteggiato all'interno della nostra banca dati.
Quello che è interessante vedere è che nelle tre classificazioni attivo, inattivo e dormiente, al di là dell'aumento dei giocatori nel 2016, resta invariante la percentuale, cioè il 22% di giocatori che poi utilizza in modo attivo il proprio conto di gioco. Analizzando un po' il loro comportamento, dei giocatori, ovviamente facendo delle analisi medie su quelli che sono i dati a disposizione, vediamo come si comportano in termini di spesa e in termini di tempo dedicato al gioco. È interessante vedere che un'elevata porzione dei giocatori limita le proprie giocate, quindi le proprie perdite, al di sotto della soglia di 50 euro, perché sommando il 47% di coloro che giocano e perdono nel mese 50 euro e coloro che vincono, 16%, siamo sostanzialmente oltre il 60%. L'altro dato interessante è l'intensità, quindi quanto tempo giocano dopo aver aperto un conto. La maggior parte dei giocatori smette di utilizzare il conto nei primi 6 mesi. Quindi c'è evidentemente un ricambio da questo punto di vista del giocatore nel circuito, quindi che apre un conto approfittando appunto di un'offerta che veniva prima citata, esaurisce il suo bonus, gioca e poi sostanzialmente si sposta. Alcuni dati che abbiamo rilevato e riscontrato sui giocatori sembrano indicare che non vi è un travaso tra il settore legale retail e quello online. Parliamo di circa il 4% della popolazione come volumi di utenti registrati e sul mercato internet, quindi dell'intera popolazione su internet, è di circa il 6%. Quindi i giocatori registrati sul settore online sono una percentuale risibile di tutti i giocatori tutti gli utenti che accedono alla rete. E in controtendenza con la statistica, diciamo, proprio nazionale, la popolazione nazionale, per lo più si tratta di uomini, percentuale superiore all'80%, e nella fascia d'età tra 25 e 44 anni. Quindi probabilmente questo dato, diciamo oltre la metà dei giocatori registrati, è in questa fascia d'età. Ci si aspetta, visto l'utilizzo spinto delle nuove tecnologie, delle app, di telefonini, tablet, che la popolazione più giovane sia più interessata, più aperta verso questo tipo di soluzione. Invece la maggior parte dei giocatori è nella fascia d'età 25-44. Quindi anche questo, unito probabilmente all'interesse per altre attività, ci spinge a pensare che l'utilizzo da parte della popolazione adolescente o comunque più prossima ai 18 anni è meno intensa di quello che uno potrebbe immaginare guardando invece al settore, al mercato, alle tecnologie. È interessante vedere come il mercato si sta spostando pian piano, ma in modo sempre più deciso, verso l'utilizzo di tablet e smartphone, cioè l'offerta si sta in modo graduale spostando dal classico sito che ha governato la maggior parte del tempo finora della storia del gioco online verso tablet o smartphone, ma non in modo così alto come ci si poteva aspettare, perché in realtà siamo ancora intorno al 23%. Sì. Chiudiamo la presentazione con alcune considerazioni. La registrazione del giocatore ci consente di limitare l'accesso dei minori al settore, di verificare l'identità del soggetto e attraverso gli strumenti che vi vengono messi a disposizione di autolimitazione e di autosospensione, consente anche di fissare un limite temporale e un limite in termini di spesa delle proprie giocate e anche la possibilità di richiedere da soli la sospensione del proprio conto di gioco per un periodo di tempo fissato. Quindi se mi rendo conto o voglio fermare, diciamo, la mia attività, ho la facoltà attraverso la mia registrazione di bloccare, di autolimitare le mie giocate.